Un ben ritrovato a tutti voi, amici di televisionario2.net, per questa nuova puntata di Viaggio tra Arte e Musica. Un ringraziamento a tutti coloro che ci stanno seguendo, siete veramente tantissimi, soprattutto nella fascia giovanile che ci seguite da varie parti del mondo e tantissimi veramente dall'Oman. Quindi un ringraziamento personale. Ricordo anche che Viaggio tra Arte e Musica è in onda su Nora TV, canale 895 del digitale terrestre della Regione Campania. Come sempre, compagna di viaggio è lei, la nostra Emma Chiaramonte. Ciao Emma e benvenuta. Buonasera, bentrovati a tutti gli spettatori, grazie. Ricordo che Emma Chiaramonte, per chi si fosse messo in ascolto per la prima volta, è titolare di una delle più prestigiose gallerie d'arte a Dubai, che è Ava Gallery. Mentre in collegamento da Maribor, l'ospite musicale, lei, soprano di fama internazionale, Rebecca Roncar. Ciao Rebecca, benvenuta. Ciao, buonasera Alessandra, buonasera a tutti e buonasera Emma. Sono felice di essere con voi stasera. Tanti saluti. Grazie, grazie. Anche noi siamo Grazie. felicissimi di averti con noi. Io Rebecca la conosco da tempo e stasera veramente sarà una puntata molto molto appetitosa, diciamo così, perché Emma ci presenterà un artista come sempre molto molto bravo, ma conosceremo anche un po' la storia di Rebecca Roncar. Noi spesso siamo abituati a vedere i cantanti lirici sui palcoscenici, su YouTube, in televisione, ma per arrivare a quel punto, a raggiungere in qualche modo il successo, cosa succede dietro? Lo scopriremo più tardi perché la nostra Rebecca ha una storia veramente molto molto bella. Ma ora io non voglio togliere più tempo alla nostra Emma Chiaramonte che ci presenterà i lavori artistici di Atula Panate, un artista veramente molto molto bravo, e quindi a te la parola, Emma. Grazie, grazie Alessandra. Inizio senza ulteriori indugi a presentarvi il nostro artista di stasera. Eccolo qui, si chiama Atul Panase. È un artista che conosce molto bene l'Italia, in quanto ha visitato per motivi lavorativi, poi vedremo, ve ne parlerò dettagliatamente più avanti, appunto la nostra bella penisola. L'artista di stasera vive qui a Dubai. Ha lavorato come docente in svariati corsi, in svariate manifestazioni che si sono tenute in Italia. È un acquarellista e la sua, diciamo, dedizione principale verso arte è appunto l'acquarello. Spendo solo qualche parola per parlare di questa tecnica che negli anni della sua massima evoluzione ha visto svariati artisti, anche molto molto famosi, utilizzarla, come ad esempio Manet, Cézanne o Degas, giusto alcuni nomi fra i tanti. Storicamente le prime testimonianze si datano intorno al Medioevo. E solo nel Rinascimento cominciò la sua diffusione, anche grazie alla finalità con cui veniva utilizzata. Infatti, l'uso che se ne faceva era, per la progettazione artistica, dove grazie alla facilità di esecuzione si prestava per permettere la comprensione del risultato finale di determinati progetti, anche appunto grazie alla levata resa chiaroscurale. Quindi in un primo momento la storia dell'acquarello è legata non tanto a quella della pittura, bensì alla storia del disegno. Dal XVIII secolo in poi cominciò la definitiva affermazione. Il nostro artista di stasera, come dicevo poc'anzi, inizio con scorrere alcuni dei suoi lavori, ha prevalentemente utilizzato questa tecnica ed è e rimane comunque la sua tecnica preferita. Sono molteplici le partecipazioni alle collettive e alle personali e i premi e i riconoscimenti che ha ricevuto in giro per il mondo. Non posso qui parlare di tutti i vari riconoscimenti che ha ricevuto, ma menziono, e poi approfondirò nella seconda parte, quelli che a mio parere ci riguardano in un certo qual senso anche più da vicino. Ha esposto anche in Italia, come ho accennato, e ha visitato la nostra penisola parecchie volte. Atul Panase è stato e lo è ancora il referente di Fabriana Acquarelli, che da svariati anni pubblica un catalogo mondiale che raccoglie gli acquarellisti dei quattro angoli del mondo.
L'artista di riferimento per gli Emirati Arabi è proprio lui, chiamato anche country leader, e ricopre questo ruolo a partire dal 2016. Nell'aprile del 2017 è stato inaugurato a Fabriano il primo museo al mondo dedicato all'acquerello contemporaneo, che vuole essere anche un esperimento, in quanto la finalità era, ed rimane tutt'oggi, quella di raccogliere le testimonianze artistiche mondiali di questa tecnica, riguardo questa tecnica. Il nostro artista Tulpanase è presente nella collezione permanente del Museo Fabriano. Sappiamo che comunque Fabriano è un'industria cartiera in attività dal XIII secolo e ovviamente anche una delle nostre eccellenze italiane. Il museo nasce come una evoluzione spontanea dopo una serie di manifestazioni che si sono tenute e si sono protratte appunto per anni, dedicate al mondo della pittura d'acqua, che a parte la temporanea interruzione di quest'anno, speriamo possano riprendere quando prima le attività. Da queste manifestazioni, dove prendevano vita ampi dibattiti basati su percorsi, vissuto personale ed esperienze artistiche, è nata appunto l'idea del museo. È inutile dire e ricordare che proprio da queste tavole rotonde si comprende come l'arte possa superare i confini ed ostacoli, anche culturali, e diventare un collante senza eguali. La collezione del museo raccoglie oltre 550 opere ed è anche testimonianza di svariate tecniche che, anche se convergono tutte verso il medesimo stile, sono comunque espressione soggettiva e personale degli artisti, oltre che manifestazione del proprio background culturale. E come ho menzionato all'inizio, l'artista di stasera è inserito in questa collezione permanente. Il suo background è costituito da una formazione basata sulla pubblicità. E spesso anche la sua arte è un riflesso di tale formazione nel creare effetti di impatto che attirano l'attenzione, aiutato anche da progetti realizzati per agenzie di advertising. L'organizzazione dello spazio di lavoro o foglio, dove puoi dipingere, e quindi il layout, è sicuramente differente rispetto a quello di altri artisti. Contemporaneamente i suoi interessi andavano anche in direzione dell'arte, portandolo appunto dove è oggi. Atul non è un acquarellista nel senso classico del termine. Spesso i suoi lavori sono per profondità, tratto e creatività, dei lavori che non hanno nulla a che invidiare con i classici acrilici o oli. Atul Panase ha una produzione veramente vastissima, è in attività da tantissimi anni ed utilizza svariati soggetti ed ho avuto anche la possibilità di ammirare personalmente alcuni suoi lavori realizzati in inchiostro, con il classico pennino, dove ad una prima occhiata distratta sembra quasi che questi lavori siano stampati, tanto il tratto è netto, pulito e senza alcuna esitazione. Caratteristiche che comunque vedremo nella seconda parte mostrando anche altri lavori. Noi è un artista che non disdegna la sperimentazione, provando a mixare anche con altri medium, come ad esempio gli acrilici o carboncino, gli acquarelli, e cercando di trovare appunto la combinazione perfetta, ma pur sempre fermo restando l'uso degli acquarelli, che comunque rimangono sempre il suo elemento principale con cui lavorare. La sua migliore produzione, espressione artistica, su cui parlerò nella seconda parte, lo vede appunto come ritrattista. Come spesso accade a tutti gli acquerellisti di tutte le epoche, i soggetti sono anche dei paesaggi, come avete potuto vedere nelle immagini di prima, sia in alcuni casi tipici del Medio Oriente, come appunto nel caso del nostro artista, sia un po' più occidentali. Non sappiamo, per esempio, nel lavoro che è passato prima, se il viale alberato si trovi a Parigi, ad esempio, o nella fantasia dell'artista. Certo è che potrebbe essere in qualunque parte del mondo, così come anche non esistere. Ma l'artista ha realizzato dei soggetti più vicini anche alla sua cultura, che state infatti vedendo, dando, a mio parere, anche un tocco che porta la sua inconfondibile firma. Stanno appunto passando dei lavori a video che rappresentano la figura sacra di Ganesha, ma come potete ammirare, in un modo del tutto personale e coloratissimo, che mi ricordano alcuni lavori astratti che l'artista mi ha confessato piacere molto. La presenza della palette di colori vivacissimi e vibranti, come avete potuto vedere, è frequentemente utilizzata nella produzione dell'artista.
Come proprio vedremo nella seconda parte del programma, i lavori che hanno in comune colori vivaci e vibranti sono quelli che, a mio parere, lo rappresentano meglio e dove con pochi sapienti tratti riesce a dare profondità ed espressività non indifferenti, oltre che a rendere le scene ricche, ricchissime di dettagli. Concludo con un'ultima immagine, appunto sacra di Ganesha, ma che ha e porta l'inconfondibile tratto dell'artista, oltre che una palette di colori, come dicevo prima, vibrante e giocosissima. Molto belli, a me sono piaciuti moltissimo anche perché sono comunque vari, cioè ci sono vari soggetti, non è solo su quest'ecco divinità così indiana, comunque della sua cultura, ma molto bello quello della panchina, mi è piaciuto tantissimo, il viale, veramente stupendi. Rebecca, cosa ne pensi? Hai una domanda da fare a Emma? No, a me sono meravigliosi, anche quello con la panchina, quello è bellissimo, autunnale, ma anche quello dopo che mi sembrava un po' giapponese, Sì, non lo sì, so, sì. è Un po' giapponese. cinese, ricorda un po' le atmosfere cinesi. Sì. Infatti, l'artista, tra i tanti riconoscimenti che ha avuto, si è recato in Cina svariate volte, quando si poteva fare naturalmente, svariate volte ha partecipato a varie manifestazioni. È un artista veramente che ci sarebbe veramente tanto da parlare anche per il vissuto artistico che ha avuto, che è veramente corposo e importante. No, ma è meraviglioso, specialmente perché così è profondo, ma vivo anche tutto nel dettaglio, bellissimo. Anche la scelta dei colori, stupendo. Sì. Tra l'altro è un artista anche che è molto, come dire, variegato, non disdegna tanto le immagini sacre appunto della cultura indiana, come abbiamo visto nelle ultime immagini, ma anche il classico still life di un vaso di fiori. E per cui è un artista che abbraccia varie tipologie, ecco, pittoriche. E a mio avviso, come ho detto e come comunque dirò anche nella seconda parte, la sua migliore espressione si evince, si nota come ritrattista, dove veramente riesce a trasmettere, a dare veramente tantissimo con pochissime pennellate. Comunque non vi voglio togliere il piacere della visione successiva. Assolutamente no, assolutamente no. Rebecca, tu ami dipingere, magari non so, nel tuo tempo libero ti dedichi a qualche attività ricreativa. Allora, Prego. la cosa è che mia sorella è artista e proprio in questo periodo, specialmente della quarantena, si dedica molto all'acquarella. E lei mi ha detto, ti do un po' di cose, ti do un po' di carta, mi ha messo tutti i colori, vuoi dipingere anche tu? Io ho detto ci provo perché da piccola mi piaceva moltissimo. Anzi, volevo studiare anche arte, ma la mamma ha detto, ma non possiamo mica avere due adesso che vanno indietro a questo lavoro, no? In famiglia. Allora io ho lasciato perdere, poi ho lasciato un po' perdere perché ho cominciato a cantare, però mi piace molto. Benissimo, benissimo, come vedete tutti i nostri artisti hanno comunque qualche così diversivo, qualche sogno anche e si dilettano appunto in varie attività. Ma scopriremo ancora moltissimo riguardo a questo grandissimo artista che è Atul Panase e scopriremo la storia di Rebecca Rocar. Quindi mi raccomando, rimanete con noi, adesso ci sarà un po' di pubblicità, ci saranno i servizi e dopodiché di nuovo nuovamente insieme. Mi raccomando, incollatevi.
Al lungo del mar, nessuno non avria, no.
rivederci nuovamente insieme subito dopo la pubblicità e subito dopo il bellissimo video della nostra Rebecca Locar nel Don Carlos a Las Palmas. Raccontaci, Rebecca, di cosa ricordi di questa esperienza a Las Palmas, che io Beh, ripartita, arrivata a Las Palmas, tutto quanto, raccontaci. allora, prima di tutto, era il mio debutto nel ruolo di Elisabetta, un debutto che non vedevo l'ora di farlo perché Don Carlo è un'opera tra le mie preferite. Devo dire che l'ho studiata in molto poco tempo perché avevo tante, tante cose da fare. Ma comunque è stata un'esperienza stupenda, come sempre. Poi, tra l'altro, alla Spalmas con un bravissimo regista, con bravissimi cantanti, c'era Giovanni Meoni, c'era Marco Spoti, che è un grandissimo amico, c'era Barducci, come Eboli, c'era Rubens, come basso, bravissimi. Guarda, era tutto quello che potevo desiderare per questa produzione, e mi sentivo a mio agio. È un'opera che non vedo l'ora di rifarla, perché è veramente il numero uno per me come ruoli verdiani. Certo. Rebecca ovviamente è desiderata dai teatri più importanti del mondo, è stata alla Regia di Torino, all'Arena di Verona e poi insomma abbastanza in giro per il mondo. Per cui adesso questo momento un po' di tranquillità nella situazione Covid, come lo stai vivendo? Sai, ti ricordi che ci siamo sentite da Buenos Aires, che ero al Teatro Colonno per Sì, fare è vero, Nabucco con è Stefano Poda? Questa era prima della prima quarantena vero, è vero. e non siamo riusciti a fare nessuna recita. Ecco, e sono tornata a casa per stare in quarantena, che è la prima volta, diciamo, tra paura, perché non sai cos'è, poi vedi tutte le disgrazie che sono successe in Italia, che poi siamo vicinissimi, no? Allora non sai cosa ti aspetta, cosa succederà. E noi in Slovenia abbiamo avuto anche abbastanza, devo dire, una situazione tranquilla. Cioè, siamo stati chiusi, però non c'erano tanti morti, non c'erano gli ospedali pieni. Allora la situazione era un po'. Era stressante perché ogni settimana, ogni mese dicevano: è saltata quella produzione, è saltato quello, non si fa quello e non sai cosa succede. E quella, il non sapere cosa sarà nel futuro ti mette un po' di ansia, no? Perché pensi: ma come partirò? Appena ho cominciato di avere una carriera, che la gente mi conosce, e adesso succede questo, e come succede? Cioè, ci sono tante domande che uno si pone, no? Certo. Adesso, per la seconda quarantena, diciamo dopo l'estate, noi siamo già più di 3 mesi chiusi in Slovenia completamente. Non ci sono le scuole, adesso hanno cominciato la prima elementare, una settimana che vanno a scuola, era tutto a distanza, tutti i negozi chiusi, ristoranti, bar chiusi più di 3 mesi. Noi qui in teatro abbiamo fatto un po' di video, abbiamo fatto un concertino in streaming, stiamo aspettando di poter ripartire, però diciamo che adesso sono un po' stanca di questa situazione. Certo, È certo. passato un anno e è un po', però dai, studiamo, ogni giorno ci diciamo: guarda, succederanno delle belle cose ancora. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ricordo esattamente appunto l'episodio della Colón di Buenos Aires, eravate quasi lì per andare in scena, diciamo, non mancava più tantissimo. Cinque giorni alla prima. Infatti, pensate, 5 giorni alla prima, mi ricordo che mancavano proprio pochi giorni e ci sentimo in quell'occasione. Tra l'altro, colgo l'occasione anche per salutare, se ci sta seguendo, Stefano Poda, che intervistai anche Tanti saluti. in quel momento. È veramente stato qualcosa che ancora non si sapeva effettivamente cosa sarebbe poi successo e a cosa saremmo andati incontro.
Va bene, ma Sì. ci saranno tempi migliori senz'altro. Emma, a te la parola, procediamo con quest'artista che ci piace Sì, tantissimo a tutti. continuiamo con questo artista a mostrare le sue opere, a parlare anche diciamo, iniziativa che l'ho visto protagonista, e vado subito senza ulteriori indugi. Ecco qui. Questa è la mano proprio dell'artista, come potete vedere. In questa Bellissimo. seconda parte del programma, infatti, vorrei iniziare parlando appunto di un'iniziativa, come accennato poc'anzi, che ha raccolto molti consensi e che è iniziata durante il periodo che, come io spesso ho definito, di chiusura forzata e che purtroppo continua un po' ancora, raccogliendo testimonianze da tutto il mondo. L'idea che ha avuto l'artista Panase era semplice e al contempo efficace ed è stata chiamata pick and paint. Significherebbe praticamente prendi qualunque dipinto, qualunque lavoro, qualunque immagine e dipingi. Ispirarsi per la creazione delle proprie opere a reali momenti di vita vista attraverso le pagine dei quotidiani. Questa è stata l'idea. Quindi elaborarle spontaneamente e con creatività in opere che raccontassero una storia. Perché come artista aspettare che qualcosa di speciale accada attorno a noi e invece non prendere spunto da un momento epocale che tutto il mondo vive? In un certo senso l'iniziativa riflette anche lo stile dell'artista. È una domanda che ho posto: se le sue opere sono meditate e quindi elaborate prima di tutto nella sua mente oppure spontanee, la risposta è stata che sono assolutamente spontanee ed è questo l'approccio che lui comunque in generale ha con l'arte. La maggior parte delle sue opere nascono infatti dall'osservazione della realtà, come appunto in questo caso, spesso non meditata quindi, e che non passa attraverso particolari elaborazioni. Da questa iniziativa ne è nata una collezione molto vasta, di più di 200 opere, alcune delle quali anche provenienti dall'Italia, che l'artista spera un giorno di poter portare in un'exhibition dal vivo. Ecco qui un altro lavoro. Le opere hanno anche un valore documentale e la sua ampiezza fa sì che mostrino il disagio che c'è stato e che ancora viviamo sotto una prospettiva diversa. Se si riflette bene, l'iniziativa ha anche una valenza storica. Basti per un attimo fermarsi a pensare che ci sono state centinaia di artisti che sono stati coinvolti nello stesso momento e con lo stesso soggetto. Continuo comunque a mostrare i lavori di Atul Panase che, come anticipato all'inizio, ecco qui, costituiscono la produzione che, a mio avviso, rappresenta meglio l'artista. Come state vedendo da queste immagini che ho iniziato a mostrare, possiamo ammirare dei soggetti che sono un chiaro ricordo della sua cultura e, come ho notato la prima volta che li ho osservati, un poco anche della mia, ricordandomi in un certo qual senso le ceramiche di Caltagirone, ceramiche sculture di Caltagirone, tuttavia decisamente moderni sia nel tratto che nelle colorazioni, a volte non a campo pieno. I soggetti sono per così dire tradizionali, grazie ai loro importanti copricapi o alle barbe altrettanto importanti, ma sono modernizzate con delle pennellate di colori accesi e vibranti, oltre che da piccolissimi dettagli. Nonostante in alcuni lavori la scena sia occupata dai turbanti, come nel caso precedente e come nei casi seguenti che vedremo, più o meno stilizzati, grazie a poche ed abili pennellate e sottili pennellate, immediatamente il nostro sguardo è attirato dagli occhi, come soprattutto vediamo in questo lavoro, del personaggio, che a riflettere bene rappresentano solo una minima parte del lavoro e che sono spesso e volentieri piccoli, definiti e anche ipnotici. Ma alcuni dei lavori, sono appunto, per così dire, lo sguardo è assolutamente predominante. Ecco qui, come ad esempio in questo caso. Bello. E in un certo qual senso, mi si passa anche un termine televisivo, a volte bucano anche lo schermo. Osservando bene questo e anche altri lavori, si ha la sensazione che il soggetto quasi ci osservi. È sorprendente notare come in alcuni casi un unico colore sia capace di dare profondità oltre che espressività ai soggetti. La forza espressiva del lavoro in questione, o il lavoro anche di prima, ma anche di altri lavori che scorreranno in video, è data dai chiaroscuri tipici della tecnica acquerello, che conferiscono anche una meravigliosa umanità.
straordinaria per osservare anche come questi lavori, come tutti i lavori ad acquerello, sono frutto di rapidi ed abili pennellate che non lasciano spazio a ripensamenti, ma che rivelano al tempo stesso molteplici dettagli, la minuzia con cui sono stati eseguiti. Le parti bianche non sono date dal colore, quindi tutto quello che è riferito alla parte del viso è assolutamente monocromatico. Qui entra in gioco anche una parte di sperimentazione dell'artista, dove contrariamente alla classica tecnica degli acquerelli utilizzata nella realizzazione appunto di questi lavori, che vede la rimozione del classico prodotto che viene esteso in fase di preparazione, qui il prodotto non viene rimosso. Mi affascina anche come nei lavori realizzati con questa tecnica, più che in altri realizzati con altre tecniche, i soggetti devono essere vividi e presenti, prima di tutto nella mente dell'artista e poi ovviamente trasferiti su carta. Gli artisti di tutte le epoche ovviamente passavano attraverso numerosi ripensamenti e gestazioni che facevano sì che a volte un lavoro nasceva in un modo ma si evolveva nel corso della sua realizzazione, cosa che avviene ancora oggi. La mancanza di tentennamenti e la pulizia del tratto e la chiave e le chiare ma sottilissime pennellate nei lavori dell'artista Tulpanase mi fanno pensare che lui sa perfettamente cosa fa e senza sicuramente tentennamenti. L'artista mi ha in passato confessato di ritenersi fortunato nell'aver avuto la possibilità di venire più volte in Italia ed essere stato a contatto con svariate realtà culturali. Nelle numerose volte che abbiamo parlato, mi ha menzionato la signora Anna Massinissa, direttore e curatore di Fabriano, che lui tra l'altro parla con particolare affetto e conosce anche molto bene e ovviamente ha incontrato parecchie volte nei suoi viaggi in Italia. Non Bellissimo. dimentichiamo che per molti, soprattutto non europei, ho ancora una piccola parte da aggiungere. Prego, La prego, prego. nostra cultura millenaria, la nostra cultura millenaria è considerata un qualcosa a cui ispirarsi e in questo senso anche un punto di partenza per le loro carriere. Molti infatti desiderano, ma mai realizzano, il sogno di visitare l'Europa e più specificatamente l'Italia. Prima di avviarmi alle conclusioni, nelle mie considerazioni finali, che costituiscono sempre un po' una chiosa dell'esposizione degli artisti di cui parliamo, spesso mi soffermo a riflettere sia sugli artisti stessi e sulle loro arti e di come alcune volte possa essere anche un riflesso delle nostre vite. Gli acquarelli che nel corso dei secoli sono arrivati a noi hanno sicuramente sfidato i lustri e per la loro innata caratteristica infatti sono soggetti al deterioramento nel tempo e anche per questo spesso vengono messi sotto vetro. Tuttavia, molti sono arrivati fino a noi, fino ai giorni nostri, e sono ancora lì ad osservarci e a sfilare noi che li ammiriamo. Niente è più evanescente ed effimero di una goccia d'acqua, ma che insieme a dei colori dà vita a qualcosa che sfida il tempo, ma che ci ricorda al tempo stesso di quanto effimeri siamo noi e il mondo che purtroppo ci circonda. Alla fine nessuno di noi sa dove sarà domani, ma sicuramente gli occhi dei personaggi del nostro artista staranno lì ad osservarci per molto tempo. Bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, complimenti ad Atul Panalte, mi piacciono anche questi soggetti così vari e poi come dici tu, giustamente ci sono degli sguardi che bucano lo schermo, hai perfettamente ragione, veramente bello. Rebecca, ti sono piaciute questa seconda parte? Tantissimo, è perché si vede proprio l'anima negli occhi, specialmente nella donna con il velo, e gli occhi che proprio Vero. è una profondità incredibile, uno sguardo che introvedi l'anima del soggetto, e questo è meraviglioso, Sì, veramente. molti, soprattutto infatti, come dicevo all'inizio, secondo me l'artista dà il massimo di sé come ritrattista, perché proprio riesce con pochissimi colori, perché tutto alla fine è concentrato nella parte superiore, quindi del copricapo, alla fine con pochissimi colori lui riesce veramente a creare una profondità che è impressionante, sicuramente, Poi che anche questa combinazione col bianco e nero e poi la scelta del colori sopra vividi, bellissimo, bellissimo. è Sì, vero. sono dei lavori molto, molto intensi, molto, molto Sì. intensi, assolutamente sì. Benissimo, Emma farà i complimenti ad Atula anche da parte nostra e io glieli faccio veramente davanti a tutti coloro che ci stanno seguendo perché penso
abbiate apprezzato anche voi questo grandissimo artista. Emma, so che tu hai una curiosità nei confronti di Rebecca. Prego. Sì, assolutamente sì. Io ecco, so che ovviamente tu sei oggi una cantante internazionale, però hai anche un trascorso, come dire, artistico che si è svolto in varie tappe, in un certo qual senso. Ecco, non lo conosco esattamente, così lo volevo conoscere, volevo che tu me ne parlassi, ovviamente. Così per apprendere di questo tuo percorso anche che è coinciso anche con un percorso di vita sostanzialmente. Grazie della domanda. E prima che Rebecca inizi, io direi a tutti coloro che ci stanno ascoltando di veramente porre l'attenzione perché senza dubbio nella risposta di Rebecca ci sono molti spunti che tantissimi di noi possono veramente far propri e spunti di riflessione. Prego, Rebecca. Allora io ho cominciato, mi ricordo, 20 anni e mezzo che alla mia madre è venuta la chiamata di una sua amica che fanno un'audizione per il coro lirico nel teatro di Maribor. E io, cioè, non avevo pallida idea, no, di come si canta la lirica. Cantavo delle canzoni pop di Anna Oxa e un giorno prima io ho detto alla mamma: ma cosa canto? Vado lì, cosa mi presento? E niente, sono andata lì, ho cantato una canzone di Anna Oxa, mi hanno fatto fare dei vocalizzi. Dopo il maestro del coro mi ha detto: ma tu sai che qui noi facciamo altre cose, no? E ho detto: beh sì, certo, ma siccome un giorno prima sapevo. Poi mi hanno messo lo spartito del Don Carlo per il coro nelle mani, hanno detto: sai leggere lo spartito? Ho detto: no, no, però studio molto veloce, no? E allora hanno detto: alle 6 abbiamo la prova. E con questo Don Carlo, che era poi proprio Don Carlo, è un'opera che mi segue, diciamo, ho scoperto il mio grande amore ascoltando proprio l'aria di Eboli. E mi ricordo in scena, l'ho guardata e pensavo: io voglio cantare così. E mi sono iscritta in scuola di musica. Il che sono stata lì, poi ho conosciuto il mio maestro baritono Mauro Augustini, con cui ho studiato la tecnica vocale. Era lunga perché ho cominciato senza voce, cioè ero una voce bianca e grazie al maestro che ha avuto la pazienza e la voglia di insegnarmi, no? Perché magari qualcun altro avrebbe detto: senti cara, lascia perdere, trovati un altro mestiere, ma grazie a Dio lui ha creduto in me, mi ha detto dopo 2 anni: sai, non avevo il cuore di dirti trovati un'altra cosa da fare, perché ho visto tutta questa voglia, questa passione, questa voglia di fare, che non potevo dire di no. E allora io devo dire da inizio che ho cominciato a studiare non ho avuto mai dubbi. E questo dico sempre anche ai studenti che insegno, dico non bisogna mai avere dubbi, bisogna seguire la tua propria strada che hai preso, bisogna studiare, bisogna sempre fare meglio, non si finisce mai di imparare e bisogna credere forte forte, perché quando c'è l'anima che sceglie, perché secondo me il nostro mestiere è semplicemente l'anima che fa il suo percorso e nessuno, cioè, può fare niente per distruggere questa via, no? E allora quello che è scritto è scritto. E allora tutte le cose nella mia carriera sono successe perché dovevano succedere. Ho trovato il mio maestro, ho cambiato anche repertorio. Però ci sono stati dei momenti Ho no, avuto. dei momenti no, dei momenti difficili. Ah, Io certo. conosco abbastanza bene la storia di Rebecca, per questo che mi permetto di interromperti. Dei momenti no, che adesso uno magari sorride, ma in quel momento, in quel frangente, come è stato? Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare? Affidati a Sakura Ediciones, la tua casa editrice, nota per affidabilità e professionalità. È presente nelle più importanti fiere nel mondo. Contatta subito sakuraediciones@gmail.com.
Siamo qua. Ed ecco che riprendiamo, ci scusiamo per aver mandato la pubblicità così senza avviso, ma c'è stato proprio un problema tecnico con le linee, quindi riprendiamo con la nostra Rebecca Locare, alla quale avevo posto appunto la domanda, nei momenti no che ci sono stati dove hai fatto anche due lavori, ecco, quei momenti lì come hai vissuto? Perché questo può essere l'insegnamento per tutti coloro che ci stanno seguendo, che magari sono nel campo del mondo della lirica e in questo possono trovare qualche difficoltà, ma anche per qualsiasi altro lavoro. Prego, Rebecca. Grazie. Allora, è successo la prima volta che nel 2008, quando sono uscita fuori dal teatro di Maribor, mi sono ritrovata praticamente senza nulla. Ho deciso di andare in Italia a studiare, ho fatto dei lavoretti, ho cantato anche alla Fenice, nel ruolo di Flora. Ho fatto tante audizioni, tanti concorsi come mezzo soprano, non è successo niente. Sempre dicevano: sì, è brava, ma è un soprano, no? Che a un certo punto ho detto al mio maestro: maestro, proviamo a fare soprano, cioè vediamo come risponde la voce. Abbiamo provato e sono riuscita a cambiare il repertorio, che poi è poi mio vero repertorio. Ho cantato al Teatro Regio di Torino nel 2012 un ballo in maschera e questo era il mio primo debutto come soprano in ruolo di Amelia, così importante, in teatro così importante. E ovviamente pensavo che dopo di questo mi saranno aperte tutte le porte, no? Per fare una bella carriera, e invece non è successo nulla. Proprio un anno, nulla. Io ero senza lavoro. Non potevamo, cioè, avevo la mamma che aveva una pensione bassissima, non potevo permettermi di non fare nulla e a questo punto ho deciso di andare a fare un altro lavoro a Bruxelles, in Belgio. Ho fatto produttrice e organizzatrice per un'orchestra giovanile. Praticamente devo dire che ogni giorno tornavo a sera tardi dal lavoro, ma cantavo lo stesso, ogni giorno lo cantavo, cantavo e mi ricordo che il mio capo mi ha detto: ma tu hai 35 anni, ormai se non hai fatto niente adesso non farai più nulla, cioè sei brava come organizzatrice, fai questo lavoro qua. Io ho detto: io sono cantante. Adesso in questo momento non faccio la cantante, però sono la cantante e vedrai che farò la strada e che non mi potrà fermare nulla. E così sono tornata dal Belgio con niente, senza soldi, senza futuro, senza nulla, però ho avuto l'opportunità dopo al Teatro di Maribor e questo era carino perché sono venuta dal nuovo direttore artistico e ho detto: io so che andate in Giappone a fare Aida, avete forse, potrei fare Aida, no? E loro: eh no, abbiamo già quattro. E ho detto: beh, ho cantato anche Amneris, no? E ma abbiamo già tre. E invece dopo un mese è successo che due Amneris si sono ammalate e mi hanno chiamato in Giappone ultimi 5 giorni per sostituire nel ruolo di Amneris. È stato un successone e da quel punto lì ho cominciato a prendere ruoli principali qui a Maribor. Ho debuttato Fanciulla del West, ho debuttato Turandot e dopo del debutto col Turandot si sono aperte le porte, diciamo, negli altri teatri, Torre del Lago, che mi ha aperto poi le porte per tutto il resto. Mi sono fatta conoscere in un ruolo più difficile e mi ha portato fortuna, diciamo, la Turandot. Senti, Rebecca, andiamo ancora un pochettino più nello specifico, se mi posso permettere, tu ovviamente ti fermi dove vuoi fermarti perché non voglio assolutamente entrare troppo nel tuo privato, però proprio quando tu, diciamo, arrivi nuovamente al successo, una produzione importante, Turandot al Teatro Regio di Torino, proprio con la regia di Stefano Poda, un cast eccezionale, Jorge De Leon, Erika Grimaldi, eccetera, Sì. succede qualcosa di decisamente
importante. Sì, Tragico, purtroppo sì. importante. Ecco, anche in questo frangente però c'è stata una grande forza tua. Se tu hai voglia, raccontala, se no, bypassiamo, non c'è problema. Allora, in quella Turandot lì, proprio il giorno prima della prima, è morta la mia mamma. Il 15 gennaio, il 16 gennaio era la prima, io sono tornata a casa dalle prove perché tutto questo è successo molto veloce, hanno scoperto il cancro alla mia mamma e dopo 12 giorni da quando l'hanno scoperto è morta. Io sono tornata a casa, sono andata da lei in ospedale e il giorno che dovevo partire volevo non partire, ho detto anche alla dottoressa non voglio lasciare la mamma da sola e prima la dottoressa mi ha detto sarebbe meglio che lei se ne va sia per la sua madre che per lei stessa perché io credo che la mia mamma abbia parlato con la dottoressa e l'abbia fatto capire che sarebbe meglio che lei dice che io devo andare via, perché vedendo mia mamma, poi dopo che ho parlato con la dottoressa, mia mamma mi ha detto: ti prego, devi andare indietro, devi promettermi che devi fare tutte le recite che devi fare. Voglio che canti tutto e io ho detto mamma non posso andare via e lei mi ha detto devi perché io sto peggio se tu resti qua e io ho promesso e mi sono andata indietro a Torino e in quelle prove lì l'ho sentita ogni giorno, mi chiamava la sorella, gli ho parlato al telefono per quello che potevo ancora parlare, lei poteva ancora parlare. Quindi Rebecca, se un attimo abbiamo problemi veramente con le linee questa sera e tu stavi appunto raccontando che tua mamma in realtà ha preferito che tu fossi a Torino, a Reggio di Torino, facessi tutte le tue recite, tu le hai fatte tutte, la sentivi al telefono e mi dicevi. Ho fatto le prove quella volta che lei era ancora in ospedale e il giorno della morte mi ha chiamato la sorella la mattina e sono subito andata in chiesa a pregare. Cioè, il fatto è che non potevi. Io ho detto alla mia mamma in quella chiesa, ho detto a mamma, tu volevi che io resto qua e io farò questo per te e per la nonna, perché sono state tutte e due che volevano che io canti, che erano felicissime perché cantavo e ho detto adesso potete seguirmi da qualsiasi parte del mondo che vado e sarete in prima fila a essere i miei due fan, no? Quella volta non so dove ho messo, cioè non riesco a spiegare, era talmente forte la cosa che voglio fare quello che voleva mia mamma, perché io so adesso che lei è morta felice, perché sapevo che io faccio quello che mi fa felice e che sono riuscita a fare qualcosa nella vita e questo l'ha resa orgogliosa e so che è morta tranquilla e io ho detto devo fare questo per la mia mamma e anche adesso ogni volta che vado in palcoscenico dico mamma, nonna, state con me, statemi vicino. Poi ero veramente dopo quello avevo tanto lavoro e non riuscivo a diciamo pensare troppo, Certo, no? sei. Adesso, adesso che siamo in sì, adesso che siamo in questa chiusura forzata, diciamo, penso di queste cose di più e c'è un lutto, diciamo, adesso più forte, c'è un pensiero di perché adesso mi chiedo ma perché non ci sono stata, ma poi alla fine penso
doveva essere così, la mamma lo ha voluto così e io volevo fare quello che voleva mia mamma. Questo è stato veramente un racconto commovente, sinceramente, però penso appunto che possa servire a molti il fatto di... Io ricordo Rebecca in quel frangente, nella Turandot a Torino, e vi posso assicurare che da lì fuori nessuno mai pensava che stesse vivendo un momento così tremendo, perché sei stata una splendida Turandot, sei stata eccezionale, bravissima, e quindi devo dire che veramente, Grazie. no, te lo dico col cuore, ero presente in teatro, quindi posso testimoniare decisamente, e questa tua storia è veramente bella, ma cosa, bella, cioè in quello che è la sua tragicità in un certo senso, ma che poi è anche la vita, però è la tua grande forza, il tuo raggiungere un obiettivo e farlo anche per chi ti ha voluto un gran bene e ti vuole bene, ti segue da lassù, e farlo anche non solo per te, ma anche per tua mamma e tua nonna. Emma, tu cosa ne pensi? Ma assolutamente, anche perché mia mamma mi ha detto proprio prima che sono partita, mi ha detto devi farlo perché abbiamo fatto tanti sacrifici che tu possa essere quello che sei diventata e abbiamo sacrificato tante cose e tu devi andare su per questa strada e non devi mollare mai. Lei mi ha detto non devi mollare mai. E ogni volta che mi prendo, ma anche in queste situazioni adesso, non che uno pensa, ma ti cade un po' il morale, che è logico adesso in questo periodo, no? Hai momenti difficili, hai cose difficili. Mi ricordo sempre le parole di mia mamma, non mollare mai. E mi riprendo subito da questo, non lo so, da una cosa di depressione, letargo, non lo so che cosa, ma mi riprendo e dico, non mollare mai, non si... E questo deve essere veramente un grandissimo insegnamento per tutti. E quindi Rebecca, appunto, ci scusiamo un po' per il disagio, perché abbiamo veramente dei problemi di linea, ma non dipendenti da noi, ma dipendenti proprio sulla rete nazionale, soprattutto in Nord Italia. Quindi Rebecca, veramente questa è una storia, come dicevo, molto commovente, ma dalla quale si evince proprio quanta sia la passione e quanto appunto sia stato il tuo operato e la grinta che tu hai avuto per andare avanti in tutto questo percorso non facile. E quindi veramente complimenti. Grazie. Io credo ci sia, scusami, io Prego, prego, prego. credo ci sia anche la fede di pensare che la mia mamma e la mia nonna ci sono e sono con me e questa fede che nel qualcosa che è più grande di noi, che esiste oltre a questo mondo e questa è una grande forza, secondo me. Assolutamente sì, assolutamente condivido pienamente. Emma, come commenti tu questo racconto di Rebecca? Bellissima storia, molto, molto toccante, istruttivo e credo possa essere anche da insegnamento per chi ci ascolta. Sicuramente per me lo è stato, ecco, assolutamente, è stato veramente, diciamo, nella sua tragicità, da insegnamento comunque, da monito per tutti. Certo, e poi anche il fatto proprio della carriera di aver avuto, tanti avrebbero detto, vabbè, mollo tutto, sto facendo un altro lavoro, mollo tutto, faccio il lavoro che sto facendo e ci riesco bene, e invece no, nonostante il lavoro, avanti e perseverare per raggiungere i propri obiettivi. Brava Rebecca, veramente, complimenti e un abbraccio, una veramente. Grazie, un abbraccio a voi. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Viaggio tra Arte e Musica. Grazie Emma per essere stata sempre mia compagna di viaggio e per aver presentato questo artista veramente molto bravo, Atul Panase.
Grazie, grazie Alessandra, grazie a te, grazie a Rebecca per essere stata con noi stasera. Grazie Emma, è stato un grandissimo piacere conoscerti. E Grazie. un ringraziamento anche alla nostra ospite musicale, ospite specialissima Rebecca Locar. Grazie Rebecca, grazie per aver condiviso anche diciamo, parte del tuo privato. E quindi veramente grazie di cuore e complimenti e sempre più appena si riprenderà tutto, procederai nella tua carriera che ormai insomma è già Sì. superata. A voi Non si molla mai. assolutamente sì, ma giusto, non si molla mai, quindi tutti voi che siete in ascolto ricordatevi ciò che dice Rebecca Locar, non si molla mai. E quando i teatri saranno riaperti, vedete il cartellone e il nome di Rebecca, assolutamente andate a vederla perché vi posso assicurare che vi rimarrà nel cuore perché è molto molto brava. Io l'ho vista in varie frangenti, anche Carlo Felice di Genova, è stata veramente fantastica. Grazie a tutti per averci Grazie Alessandra. seguito, grazie a te, grazie a tutti per averci seguito. Un bacio e appuntamento alla prossima. Grazie. Ciao, ciao a tutti.